Benvenuti a tutti gli appassionati di Formula 1. Le qualifiche stanno per iniziare qui in Russia, all'autodromo di Sochi. Insomma, Luca, sei un attento osservatore di questi piloti. Come pensi che gestiscano la pressione di dover eseguire quel giro perfetto? Non si tratta tanto di gestire la pressione, ma più di come si affronta il rischio. Quanto sono disposti a usare i piloti? Devono costantemente bilanciare l'auto sul filo dell'aderenza per frenare, curvare ed applicare trazione. Nel corso di un giro è facile sbagliare l'equilibrio, per questo è quasi impossibile realizzare il giro perfetto. È pronta per la gara di domani, ma prima di salutarci ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni: Vettel, Raikkonen e Valtteri Bottas. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. Il primo anno questo circuito non partì proprio col piede giusto, ma poi ha cominciato ad attirare un pubblico maggiore e ora è un evento molto importante. Secondo te che cosa è cambiato? Credo che questo dimostri quanto sia importante risolvere i problemi non appena si manifestano. Visto che nel 2014 questa pista era un'incognita, tutti sono andati sul sicuro con le gomme e le strategie sono diventate molto simili dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Ma i team hanno fatto tesoro di quell'esperienza e l'anno successivo abbiamo assistito ad un gran premio emozionante con una battaglia per il podio che si è protratta fino all'ultimo giro. Spero che quest'anno la gara sarà altrettanto spettacolare. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position, davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo. Accanto a Raikkonen che scatterà dalla seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Massa, Max Verstappen e Hamilton. Stroll, Ricciardo, Ocon e Nico Hülkenberg, Palmer, Perez, Romain Grosjean e Magnussen, Sainz, Kvyat, una Sauber e Pascal Wehrlein. Alonso e Stoffel Van Dorn completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista! Thank you.
box a questo giro. Rallenta, mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo.
saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Bella vittoria per il team di Maranello oggi. Dunque Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Oggi senza dubbio la safety car ha cambiato le carte in tavola. Il segreto del suo successo è stato mantenere la calma e reagire con prontezza.
In passato abbiamo visto team buttare via la vittoria per un'esitazione di troppo, mentre la determinazione che abbiamo visto oggi ha permesso loro di passare in vantaggio. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo in tuta rossa sale sul gradino più alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? Secondo me il pilota del giorno è Daniel Kvyat. Ha effettuato una splendida rimonta. Gran bella prova. Ed ecco come si configura il campionato costruttori. I punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Siamo arrivati al termine di questo weekend, l'appuntamento è per il prossimo emozionante Gran Premio di Formula 1.